Era un albergo galleggiante, ma oggi il piroscafo Patria, ancorato di fronte a Villa Olmo, attende un nuovo progetto. Per vederlo navigare di nuovo nelle acque dell'Ario, infatti, dovremo aspettare probabilmente il prossimo anno, burocrazia e restauri permettendo. Soprannominato il vecchio signore, seppur libero dai turisti, Patria non è comunque abbandonato a se stesso. Pochi giorni fa, infatti, sono saliti a bordo l'ente della provincia, la soprintendenza e la società che si è assicurata il bando della gestione, la Lake Como Steamship Company. Entro il mese l'amministrazione provinciale dovrà recapitare alla soprintendenza un nuovo progetto da valutare e approvare al fine di trasformare il natante senza tradirne completamente la natura. Con meno visitatori in città, allora, meglio puntare su crociere diurne per il turismo di prossimità. Tutto dovrà comunque passare dall'ok della soprintendenza e quindi del ministero. Rimane da vedere come si comporterà in navigazione il vecchio piroscafo, dato che le eliche che lo hanno reso famoso non girano ormai da molto tempo. Povero Patria canterebbe battiato.